Buonasera a voi tutti da Libre TV. Oggi è 28 gennaio, siamo in collegamento con Francesco De Palo, come avevamo già diciamo, preso come appuntamento, lo ringraziamo per essere di nuovo qui con noi. Buonasera a Francesco voi. De Palo da Atene per commentare i risultati delle elezioni, delle recenti elezioni che ci sono state in Grecia, che hanno visto un pochino realizzarsi dei pronostici favorevoli al partito Syriza, al partito di Tsipras, di Alexis Tsipras, che adesso appunto come premier comincia ad essere operativo. C'è stato il giuramento, si è presentata la necessità, adesso poi dopo Francesco ci dirà meglio un po' quello che possono poi le evoluzioni a cui può dare adito questo, c'è cioè una necessità di un apparentamento, di un sostegno a questo governo che non ha raggiunto la maggioranza assoluta, cioè diciamo di questo partito Syriza, che non ha raggiunto la maggioranza assoluta, ma quasi, perché su 300, 149 deputati, quindi ha dovuto fare un accordo con un partito di destra, anti-europeista, Greci Indipendenti, se non sbaglio si chiama. E quindi, Francesco, diciamo lo scenario che si propone adesso in Grecia, qual è relativamente alla governabilità, per esempio, prendendo spunto appunto da questa unione che apparentemente, almeno agli occhi di chi è lontano, ma neanche poi tanto, sembra decisamente un po' strana? Beh sì, buonasera innanzitutto. Beh sì, sembra che Tsipras abbia sfogliato le pagine di Fascio Comunista, il romanzo di Antonio Pennacchi, perché nello scegliere i suoi alleati non si è rivolto, come diciamo, logica ideologica avrebbe voluto, ai socialisti oppure ai centristi, ma ha scelto di fare veramente un salto della quaglia, di andare a pescare gli indipendenti di destra, quindi assolutamente gli antipodi da un punto di vista ideologico, però in comune hanno questo senso di anti-austerità e questa avversità nei confronti della moneta unica. Quindi, come dicevi tu giustamente, i 149 seggi che ha raggranellato Tsipras, veramente a un soffio della maggioranza assoluta dei 151, assieme al 4% degli indipendenti di destra, gli ANEL, gli consentono di avere una maggioranza di 163 deputati su 300, quindi una tranquillità per poter iniziare a governare e procedere con le riforme. Come giustamente sottolineavi, il giuramento, sono stati 3 giorni molto molto intensi nel paese, perché il giuramento, la lista dei ministri, il primo consiglio dei ministri questa mattina con le misure draconiane antitroiche, ecco, le misure inverse alla troica che Tsipras aveva annunziato in campagna elettorale, che nel comizio di ringraziamento in piazza Omonia aveva confermato. Beh, oggi sappiamo che dal primo consiglio dei ministri sono già usciti 3 provvedimenti significativi per il paese, che vanno incontro a quella che è stata definita un po' l'emergenza sociale greca. Il primo è quello degli stipendi minimi, il salario minimo che la Troica aveva abbassato sino a 450 euro e che oggi è stato portato a 751 euro, quindi questo è un primo significativo intervento. Il secondo riguarda le tredicesime per le pensioni fino a 700 euro, tredicesime che erano state eliminate insieme al 20% di tagli verticali a stipendi, pensioni e indennità. E il terzo è quella che è un po' la rivoluzione emergenziale e sociale di Tsipras, ecco, la sua rivoluzione copernicana rispetto all'austerità della Troica, ovvero garantire la sanità ai meno abbienti, quindi sanità totale, e soprattutto l'energia elettrica a tutti i cittadini greci. Qualcuno si chiederà: ma perché non ce l'avevano? Certo che ce l'avevano, però la Troica aveva subordinato il pagamento di una serie di tasse al pagamento dell'energia elettrica. Quindi queste tasse, per essere pagate, la Troica le aveva inserite nella bolletta elettrica. Cosicché chi, per una serie di ragioni legate all'imprenditoria, legate alla propria professione, legate alla cassa integrazione che c'è stata, non aveva potuto pagare quelle bollette, beh, si era visto tagliare la luce. Quindi oggi in Grecia ci sono persone che hanno vissuto in questi anni di crisi anche senza energia elettrica. Quindi queste le 3 principali posizioni di Tsipras, a cui si sono aggiunte altre secondarie, ma altrettanto interessanti, perché toccano un po' i punti significativi del memorandum della Troica e quel ruolo di geopolitica che in molti tendono a non dare alla Grecia, perché dicono in fondo ha il PIL della provincia di Vicenza, come anche ieri a Ballarò qualcuno ha sottolineato, ma non si rendono conto che i numeri forse in questa circostanza contano di meno che in altre, che la Grecia paga una strategicità pazzesca, perché da un punto di vista geopolitico è a cavallo fra 3 continenti, ci sono una serie di interessi diffusi, ha avuto un ruolo significativo durante gli anni della Cortina di Ferro. Quindi oggi i riflettori di tutto il mondo sono puntati in Grecia, anche perché c'è un ministro dell'economia che
diverso rispetto ai suoi colleghi, che per una serie di valutazioni che adesso andremo a fare, sia personali che ecco, curriculari, forse darà molto filo da torcere ai colleghi. Allora, stiamo parlando di Varoufakis. Sì, stiamo parlando di Yannis Varoufakis, un personaggio molto pittoresco, che è un molto po' pittoresco, sì, infatti, che si è presentato con un abbigliamento, sì, alternativo. L'hanno chiamato il falco, ma più che un falco sembra un boxer, perché ha un viso molto particolare. Sì, ha un abbigliamento molto semplice, al pari dello stile Tsipras. Voglio ricordare che oltre al crollo verticale delle cravatte durante il giuramento di ieri ci sono state una serie di primizie in Grecia: una presidente della Camera di sesso femminile, Zoe Costandopoulou, un portavoce del governo giovanissimo di soli 33 anni, Gabriel Sakellaridis, un ministro non vedente. Insomma, ci sono tante novità significative, ma quello della cravatta, ecco, è l'elemento che è risaltato agli occhi degli euroburocrati. Varoufakis, però, al di là della battuta sulla cravatta e sulle camicie colorate, sulle camicie policromatiche, ha un curriculum di tutto rispetto. È un economista che ha studiato in solitaria in Gran Bretagna e in Australia, ha il doppio passaporto greco e australiano, e il flirt con Tsipras è datato 2009-2010. Perché? Perché in quei due anni Varoufakis dà alle stampe due lavori molto importanti. Il primo si chiama Il Minotauro della crisi ed è scritto all'indomani del crack finanziario del 2008. In questo libro, in questo pamphlet socio-economico, Varoufakis si chiede come mai il mondo è in presenza di un minotauro. Chi è il minotauro del mondo? Beh, il minotauro del mondo è la superpotenza che è al di qua dell'Atlantico, che deve comunque far pagare un peso della sua potenza agli altri paesi, determinando una serie di circostanze a catena, ecco, delle conseguenze a cascata sugli altri paesi, sugli altre economie. Così il crollo dei mutui subprime americani nel 2008 ha come prima conseguenza il riverbero nello stato strutturalmente più debole del Mediterraneo, ovvero la Grecia. Ma il secondo libro forse è ancora più interessante, perché oltre al fatto che Varoufakis l'ha scritto assieme al figlio di uno degli economisti più significativi dell'esperienza di John Kennedy alla Casa Bianca, in questo pamphlet Varoufakis teorizza la risoluzione della crisi. Non è soltanto un pamphlet di teoria, ma inserisce una serie di punti significativi. Il primo è quello dell'austerity. L'austerity ovviamente è una misura temporanea. Anche oggi Varoufakis, durante la conferenza stampa post Consiglio dei Ministri, ha detto che lui in Europa non si debbano preoccupare. Lui non proporrà che ogni greco abbia una Porsche Cayenne per circolare in Grecia, ovviamente, ma questo sta a significare che l'austerity deve essere una medicina da somministrare all'inizio della malattia, ma di solo austerity ovviamente si muore, come se io iniziassi a fare una dieta e la facessi per 10 anni, beh, finirei per morire denutrito. Questo diamo che l'indicazione significa di questo libro? Questo libro se dovrebbe essere una modesta proposta per uscire dalla crisi dall'euro, sì, che ha scritto insieme al suo blog. Galbraith. Sì, ed è a cavallo tra questi due libri, quindi tra il 2009 e il 2010, inizia proprio il flirt, l'innamoramento, diciamo, socio-economico di Tsipras per Varoufakis, che lo affianca non solo nella prima esperienza di Syriza, perché è un'esperienza che nasce proprio in quegli anni, ma diciamo lo affianca anche da un punto di vista comunicativo e della formazione economica. Varoufakis, fra l'altro, è quello che è stato ministro per certo senza nessun tipo di trattativa, perché diciamo è una figura talmente fuori dalle regole e talmente fuori dai cliché che, ecco, è stato già accusato, per esempio, in questi 3 giorni in Italia. Io, pur essendo qui, ho spulciato i giornali italiani per ovvia cognizione, è stato già accusato di essere un po' quello che manderà la Grecia fuori strada. Ecco, io non posso dirlo perché i risultati ancora non si vedono, però è chiaro che una strada nuova e diversa forse la Grecia serviva, perché il problema non è tanto il debito greco in sé, che ammonta circa a 300 miliardi di euro, e voglio ricordare che la Grecia incide sul PIL dell'Europa per l'1,2%, quindi è un'inezia, ma è il significato di quella riduzione del debito e l'eventualità che quel debito possa essere ridefinito. I detrattori di Tsipras e del suo ministro dell'economia dicono che il debito greco è stato già rinegoziato. Perché? Perché i tempi di pagamento di interessi del debito sono stati prolungati fino al 2052, quindi questi inizi sarebbero solo degli annunci. Un accordo segreto, è possibile? Sì, io ho letto questa cosa dell'accordo segreto, ma se l'accordo segreto prolunga il debito fino al 2052, beh, è una notizia che comunque abbiamo già dato lo scorso anno, sia sul Fatto Quotidiano che circolava sui giornali greci, quindi il fatto di un debito che venga riconvertito era nelle cose. Perché? Perché io voglio ricordare che nel gennaio del 2013, io ho scritto sul Fatto Quotidiano, abbiamo pubblicato un report del Fondo Monetario Internazionale, quindi non dell'Associazione Amici del Calcetto di Canicattì, con tutto il rispetto per questo report del Fondo Monetario Internazionale diceva
che i calcoli della Troica erano sbagliati, che la medicina del memorandum era sbagliata, per una semplice ragione, non per buonismo, ma perché si rendevano conto di come quella portata del debito non fosse strutturalmente disponibile, cioè la Grecia non era sufficientemente attrezzata per portare il peso di quel debito. E questo è un report ufficiale del Fondo Monetario Internazionale che la gran parte della stampa italiana ha deciso bene di ignorare oppure di relegare in 12ª pagina prima della cultura. Quindi quando oggi apprendiamo tramite alcuni retroscena che l'ex premier conservatore Samaras lo scorso novembre avrebbe rinegoziato questo debito, beh, io posso dire con molta tranquillità che questo è il segreto di Pulcinella, perché tutti sanno che la Grecia non era in grado di sopportare il debito. Allora perché è stata costretta a contrarre questo debito? Ecco, forse noi dovremmo tornare a quei giorni del 2011 quando c'è stato il governo tecnico di Papademos, il Monti greco, alle elezioni del 2012 quando qualcuno si disse che quella notte durante cui ci fu anche la seconda elezione Tsipras ottenne quel risultato significativo, beh, forse qualcuno aveva iniziato a stampare delle dracme in Grecia. Questo nessuno può dirlo con certezza, ma le voci che giravano, io mi trovavo in Grecia dove sono adesso anche quei giorni, quindi quelle voci io me le ricordo bene. Quindi Varoufakis avrà un compito significativo. Perché? Perché proprio ieri, quando la borsa di Atene ha cominciato a perdere il 5% e oggi ha perso il 12%, quindi non proprio spiccioli, beh, quando la borsa ha iniziato a dare questi segnali e il primo Consiglio dei Ministri faceva uscire questi messaggi significativi, Angela Merkel, la cancelliera tedesca, ha ribadito il suo no ad una riconversione, ad una ristrutturazione del debito, seguito ovviamente dal ministro delle finanze, il coriaceo Schäuble. Ma a questo punto il tavolo della discussione non potrà essere più solo Berlino. Perché? Perché è evidente che per evitare di andare un muro contro un muro bisognerà coinvolgere gli altri attori in causa. E quali sono gli altri attori in causa? Beh, innanzitutto abbiamo il Fondo Monetario Internazionale, abbiamo Washington, ma abbiamo anche Mosca a questo punto. Perché? Perché tutti ignorano che fino a ieri la Russia sembrava fuori dai giochi, ma oggi mi pare che sia rientrata a pieno titolo, perché si comincia a intravedere una sorta di asse sodale e solidale tra Tsipras e Putin. Tsipras ieri ha fatto una telefonata abbastanza intensa, coriacea, nei confronti del commissario europeo Mogherini. Perché? Perché hanno deciso per il rinnovo delle sanzioni occidentali contro Mosca, ma senza evidentemente consultare Tsipras. Infatti Tsipras ha già detto che sarebbe stato contrario, al pari dei cugini ciprioti con il governo di un altro colore, però basandosi su quel sistema. Perché? Perché l'Italia, come la Grecia, come Cipro, sono i paesi che stanno pagando le sanzioni occidentali, perché Putin ha replicato le sanzioni non importando alcuni prodotti che il nostro paese per primo, insieme alla Grecia e Cipro, mandano in Russia, e così si crea un enorme danno economico diversificato, tornando insomma un po' al discorso della Pax paneuropea, che forse potrebbe essere quella come, ecco, una piattaforma di discussione. Tornando a Varoufakis, una cosa interessante che ha detto è che ha paragonato l'austerità alle torture della CIA che i servizi americani effettuavano a Guantanamo nei confronti dei prigionieri di Al-Qaeda. Beh, questo è stato un paragone molto interessante che è già uscito sulla stampa dell'ultimo mese e che ci fa capire come, al di là dei populismi, al di là degli slogan, al di là dei titoli, questo è un fatto reale. L'austerity è una misura che deve accompagnare le economie dei paesi, perché ovviamente gli sprechi vanno cassati, ma non può essere un metro, non può essere un punto di riferimento costante, perché il risultato è che la produttività viene svilita. Questo lo dicono anche economisti di matrice liberale, quindi potremmo definirli avversi ideologicamente a Tsipras, ma questo significa che questa Europa di oggi non funziona. L'Europa del rigore non sta portando i risultati. Vorrei ricordare che il debito greco dal 2012 ad oggi è un debito che è peggiorato, il rapporto debito-PIL nella stessa misura, quindi giusto tagliare gli sprechi. Poi parleremo anche del ministro che Tsipras ha indicato contro la pressione. Infatti, Francesco, permettimi di interagire con te, giusto tagliare gli sprechi, però oltre agli sprechi pare che, e questo appunto chiedo a te conferma, che la Grecia si trovi in queste condizioni anche per un sistema strutturale che è un po', perlomeno direi, problematico, per non dire antiquato. Pare che ci siano addirittura delle esenzioni dal pagamento delle tasse per delle categorie, e che qui mi tocca fare un po' l'avvocato del diavolo per avere anche un po' di interlocuzione, se no, altrimenti facciamo un panegirico, ma insomma, che poi queste riforme, cioè questo adeguamento a degli standard insomma moderni, in cui si paga, chi più ha più paga, più ovviamente proporzionalmente a quello che,
che guadagna e così via, non siano stati avviati in questi tempi recenti, cioè quelle che in Italia chiameremmo le riforme strutturali. Ecco, tu su questo che aspettative hai riguardo a Tsipras? Cioè, oltre che a canirsi chiaramente contro il debito che affama questo popolo, però il ritorno alla produzione e soprattutto se ci sono veramente queste, questa sorta di categorie in qualche modo che fiscalmente sono così tutelate, si propone appunto invece di eliminare questi privilegi. Il problema importante della Grecia che tu hai toccato è la madre di tutte le battaglie. Perché? Perché questo è un paese che ha evitato accuratamente una ventata riformatrice che gli avrebbe consentito di avere una produzione interna significativa. Io voglio ricordare che la Grecia importa tantissimi prodotti. Pensate che importa anche il cotone e l'olio, che sono due elementi presenti in loco da 5.000 anni prima di Cristo. Che significa? Che chi ha gestito, non solo, non ce la prendiamo sempre con la globalizzazione, perché la globalizzazione è arrivata negli ultimi 20 anni. Chi ha gestito la macchina industriale di questo paese ha pensato bene di elargire denari a destra e a manca senza pensare al proprio futuro. I greci sono ancora molto legati a un nome che ovviamente tutti conoscono, quello di Andreas Papandreou, premier socialista fondatore del PASOK nel 1981, uno dei cui familiari, Yorgos Papandreou, non è stato eletto in Parlamento, quindi in Grecia si dice già che per la prima volta in 60 anni un esponente della famiglia Papandreou non è entrato in Parlamento per chissà quale sacrilegio. Non è un sacrilegio, i cittadini hanno scelto di non votare quella casta, quella classe dirigente che ha condotto il paese per 30 anni ad oggi a questo punto. Cosa fece Papandreou prima di essere eletto nell'81? Disse: fuori dalla NATO, fuori dall'Unione Europea, fuori da qualsiasi tipo di dialogo con l'Alleanza Atlantica. Il giorno dopo che venne eletto disse: va bene, lavoriamo con la NATO, con l'Unione Europea, con l'Alleanza Atlantica, e penso bene di dare le pensioni ai contadini che avessero raggiunto i 40 anni di età. E capite bene che al di là del buonismo, al di là delle simpatie dei titoli, dare una pensione a una persona che ha compiuto i 40 anni significa castrare una futura generazione di professioni, significa distruggere il welfare, non significa fare dei favori agli amici, significa distruggere il futuro di un paese. E allora ecco che Tsipras si è inventato il ministro contro il malaffare e il riciclaggio. Questa persona si chiama Panagiotis Nicolaudis, è vice ministro all'interno con questa dedica specifica, sarà un po' il Raffaele Cantone della Grecia. Questo che significa? Dovrà fare una cosa importante, perché io oggi ho scritto un pezzo sul Fatto in cui raccontiamo che per risolvere un po' di crisi greca sarebbe stato sufficiente andare a prendere quei 25 miliardi di euro che Christine Lagarde, attualmente numero uno del Fondo Monetario Internazionale, nel 2010, quando era ministro delle finanze nel governo Sarkozy, inviò per corriere diplomatico ad Atene, dicendo: attenzione Atene, noi abbiamo scoperto una lista di evasori fiscali, di maxi evasori fiscali per 25 miliardi di euro, che hanno portato i denari in Svizzera, e questi sono greci, e ci sono dei nomi significativi. I due ministri delle finanze greci, Papa Costantino e Venizelos è attuale segretario del PASOK, pensarono bene di non protocollare quella lista, quindi quella lista è finita un po' in sordina, tranne quando nell'ottobre del 2012 il giornalista greco Kostas Vaksevanis, che per questo ha vinto il premio internazionale Julio Parrado di giornalismo, la pubblicò sulla sua rivista, e quella notte stessa venne arrestato dalle teste di cuoio greci e condannato, inviato a giudizio per direttissima. Questo significa che la Grecia è un paese ipercorrotto, più dell'Italia, ma la mossa di Tsipras di prendere questo sostituto procuratore e metterlo alle calcagna dei maxi evasori non è una mossa giustizialista, ma è semplicemente una mossa dettata dalla logica, perché se in quella lista ci sono 25 miliardi di euro, si può ben immaginare di come sia possibile destinare questi soldi non solo al pagamento del debito, ma a far ripartire un po' il paese. Nessuno ha pensato in questo paese di costruire delle fabbriche. La Grecia produce solo dell'ottima feta, dell'ottimo yogurt, ma avrebbe le potenzialità per produrre tantissimo. Vi faccio un paragone un po' non politicamente corretto, ma che nel merito è significativo. Non so quanti di voi abbiano letto il programma di Alba Dorada, il partito dell'estrema destra, ma al di là delle esasperazioni razziste, al di là del fatto che sono in carcere per una serie di ragioni che saranno valutate, Alba Dorada, paradossalmente, nel programma di governo, ovviamente che in questo momento non può attuare perché non è al governo, è solo terza forza, presenta tre punti che paradossalmente potrebbero essere quelli che salverebbero la Grecia, perché dice di costruire fabbriche in loco, di utilizzare il gas che è presente nel sottomare di Creta, che la Deutsche Bank ha stimato in 400 miliardi di euro, e di stimolare la produzione interna.
Cioè significa che oggi in Grecia, e torniamo all'alleanza di Tsipras con Kamenos, con l'indipendente di destra, non c'è più destra, non c'è sinistra. Perché? Perché ci vuole soltanto la logica per uscire da questo angolo buio in cui il paese è finito. È chiaro che di solo austerity si muore, ma è chiaro che se non c'è una produzione industriale, se non c'è una programmazione a lunga scadenza, questo vale per la Grecia, come vale per l'Italia, come vale per gli altri paesi dell'euro mediterraneo che potrebbero fare molto di più per le risorse che hanno. La Grecia ha miniere di gas, di bauxite, di oro, di argento. La Grecia sin dall'antichità, io l'ho visitato qualche giorno fa, un luogo che si chiama Pentechora, cioè una regione dove c'erano le cinque città che nel 3000 a.C. assicuravano tutta la produzione di armi al paese. Perché? Perché, perché questa zona è ricca di bauxite nel sottosuolo. Allora, è un elemento naturale che fino ad oggi non è mai stato sfruttato. Allora, cosa farà Panagiotis Nikolaidis? Avrà per la prima volta nella storia democratica greca poteri illimitati nel controllo dei pubblici appalti. La grande nota dolente del paese, oltre a quello delle mancate fatte. Perché? Perché in Grecia, sino a prima della crisi, non esisteva un albo per gli appalti, anche perché la maggior parte dei lavori pubblici venivano effettuati per assegnazione diretta, strade, autostrade, illuminazioni, a totale discrezione di ministri, sindaci e governatori. E chi li faceva quei lavori? Gli stessi che hanno reti televisive, giornali, quotidiani, squadre di calcio e armatori. Quindi altro che conflitto di interessi. In Grecia, quindi, c'è da fare. Quello che mi stai diciamo narrando è quello, cioè è una struttura economica, diciamo, veramente quasi medievale, questa greca, che in qualche modo Tsipras dovrebbe cercare di. È un po' una rottamazione greca quella che a questo punto necessiterebbe, oltre che ovviamente la rinegoziazione del debito e così via, cioè nel senso veramente neanche far partire questo paese a livello industriale, insomma come un paese occidentale. Hai perfettamente centrato il punto, qui non c'è da ricostruire, qui c'è da costruire. Pensate che i termovalorizzatori in Grecia non esistono e che la Grecia paga ogni anno, lo scorso dicembre del 2014 ha pagato 10 milioni di euro di multa all'Unione Europea perché non ha messo in regola le proprie discariche e pagherà altri 14 milioni e mezzo in 6 mesi fin quando non metterà in regola le proprie discariche. Cioè questi sono denari che sui giornali diciamo non vengono citati perché non sono una notizia, ma se noi andassimo a sommare questi sprechi, accanto agli sprechi degli appalti, accanto agli sprechi delle mancate entrate dello Stato, perché l'anno scorso la 2014 di tasse, beh signori, 2 più 2 questa volta fa veramente 4. Allora, quando Tsipras ci propone non solo la rivoluzione sociale per la solidarietà che diciamo ha già annunciato in campagna elettorale, ma una seria politica di stimolo alla produzione interna, beh forse quella sarebbe una strada non ideologica ma di merito che dovremmo tentare di intraprendere anche noi. La Germania perché è forte? La Germania è forte perché ha una produzione esterna di prodotti pazzesca. Pensate solo ai grandi marchi, senza qui volerli citare, ma voglio dire, la forza di un paese sta anche in quello. L'Italia, oltre al suo debito pubblico mostruoso, non fallisce anche perché ha un Made in Italy che è un brand mondiale certificato nei 5 continenti. È chiaro che abbiamo una serie di problemi, ma pensate a un paese piccolo come la Grecia, che non riesce a sviluppare le sue immense produttività, e il quadro è completo. Voglio aggiungere che 2 mesi fa una serie di scienziati europei hanno eletto il miele greco come il miele più buono d'Europa, ma io non l'ho mai visto negli scaffali dei supermercati italiani, anzi quando sono riuscito per fortuna ad assaggiare del miele greco stando qui in Grecia mi sono accorto che questa differenza è macroscopica. Allora, stimolare questo paese a fare tesoro dei propri talenti equivale non solo a dare un gettone al governo Tsipras, ma equivale a dare un futuro a questo paese. Ricordiamo che questo paese non è stato grande nel suo passato solo per la presenza di Socrate e di Pericle, ma perché c'era un sistema di produzione in massa, una produzione industriale di neuroni, di prodotti, di politiche, di polis. La polis non era soltanto
tanto un'entità astratta che noi abbiamo visto sui libri di storia, ma la polis era questa: la Grecia era il polmone delle armi dell'intero Mediterraneo, perché aveva le miniere di bauxite, la Grecia produceva i legumi più buoni dell'est, in Grecia si è iniziato a fare il pane per la prima volta, un percorso che tra l'altro poi ha portato quelle farine, quei grani, quei cereali, Alessandro Magno li ha esportati nell'Oriente durante i suoi viaggi. Allora, questo non è una spiegazione romanticistica dei problemi, ma riuscire a rispondere alle proprie esigenze vedendo le armi di cui si dispone. Allora, la Grecia oggi gli strumenti ce li ha. L'augurio è che abbia anche le teste, ecco, le kefale, per dire la greca, che possano indirizzare queste politiche. Perfetto, Francesco. Siamo in chiusura. Un piccolo salto, come tu prima ci hai accennato, a qualcosa di storico che non è una questione romantica, effettivamente poi è un po' la tradizione, il DNA di un paese. Vediamo adesso, perché non ci sta l'immagine, abbiamo soltanto l'audio, la copertina del tuo libro con queste mani alzate, che sono un saluto, un qualcosa di storico. Chiudiamo con questa immagine, spiegacela e poi ci salutiamo. Beh, questa immagine rappresenta il gesto della Munza. La Munza è il gesto di protesta che i greci hanno rivolto contro il Parlamento di Atene nel novembre del 2011, quando in visita alla cancelliera tedesca Angela Merkel impose il memorandum della Troica, e soprattutto quando i 300 deputati greci quell'anno votarono il memorandum senza averlo letto, perché 400 pagine scritte in inglese non si possono leggere in due ore. Allora, quella protesta popolare non era una protesta di comodo, quella era la protesta dell'Europa, perché l'Europa che in Grecia è nata, la civiltà che in Grecia è nata, al di là della retorica, beh, l'Europa oggi, se vuole rinascere, deve farlo guardando alla Grecia, ma non perché ci sia Tsipras o ci sia un altro interprete. Non è un discorso né politico né ideologico. Questo continente che tanto potrebbe fare, ma non ha fatto, perché non sono stati rispettati gli spunti dei padri fondatori, Adenauer, Spinelli, Schumann, anche lo stesso Papandreou con i suoi errori, anche Karamanlis, il greco Karamanlis con i suoi tanti errori, non hanno rispettato gli spunti dei padri fondatori. Allora oggi guardiamo quella Camera di Atene, e io voglio dirvi che oggi un'icona del nuovo vento in Grecia, che davanti al Parlamento sono state tolte le inferriate che impedivano in quei giorni ai cittadini di andare a parlare a tu per tu con i deputati. Quindi forse anche questa immagine di vicinanza delle istituzioni alla gente che soffre realmente, ai nuovi poveri che sono i piccoli e medie imprese, beh, è un'immagine significativa e forse può essere un'icona di rinascita. Perfetto. Va bene, Francesco, ci terremo aggiornati in collegamento in qualche modo per vedere un po' le evoluzioni e le varie tappe di questa nascita, possiamo dire, di una Grecia europea. Ti ringraziamo di essere stato qui con noi. Grazie a voi. E a presto ritrovarci. Grazie a Francesco De Paolo. Ciao.